la riforma della Costituzione e l'italicum sono due componenti di uno stesso disegno eversivo che deve servire a dare a una sola persona un potere abnorme che gli consentirà di fare tutto ciò che vuole senza il controllo dell'opposizione. Cioè questa riforma costituzionale e questa riforma elettorale sarebbero devastanti se il popolo italiano non dovesse bocciare a ottobre questa stessa riforma. Attenzione, tutte le leggi che sono state fatte dal governo Renzi in questi due anni sono leggi che non sono mai andate nell'interesse dei cittadini e nella direzione del bene comune, sono andate solo a favore di alcuni gruppi e di alcune categorie. Faccio degli esempi. La legge salva banche, che è stata una legge che ha salvato le banche ma ha danneggiato enormemente i risparmiatori. La legge IMU Banca Italia, che ha destinato 7 miliardi e mezzo a delle banche private, sottraendo queste somme alla scuola, agli operai, ai lavoratori, ai disoccupati, ai senza tetto e a quelli che hanno bisogno di un reddito sociale. La legge Jobs Act, che è stata una legge devastante perché ha tolto ai lavoratori il minimo indispensabile per una vita libera e dignitosa, mentre il lavoro è il perno della democrazia. Invece abbiamo avuto una legge di stabilità pochi giorni fa che aumenta i privilegi di alcune categorie che sono quelle dei burocrati che vivono alla Camera e al Senato, e invece ha ridotto gli stipendi per i professori, per gli appartenenti alle forze dell'ordine, per gli appartenenti al settore della sanità. Tutti questi hanno subito decurtazioni, aumenti enormi, abnormi, ingiustificati per queste categorie privilegiate, che vogliono addirittura rafforzare i loro privilegi impedendo qualunque modifica nel caso che dovesse il Movimento 5 Stelle andare al governo. Quindi ricordate, questa riforma, che secondo Renzi dovrebbe servire per la governabilità, serve per una pessima governabilità, perché in questi due ultimi anni sono state fatte solo leggi contro l'interesse dei più deboli e a favore dei più forti. Quindi noi dobbiamo dire no a questa riforma costituzionale, a questa legge elettorale, che sono liberticide. Difendiamo la nostra democrazia e chiediamo al governo e ai cittadini che attuino il principio dell'eguaglianza dei diritti sociali previsto dalla 3 della Costituzione, cioè che la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato. Grazie.